Ciao bambini! Bambini! Ciao, questo è Elettricast! Siamo qui riuniti per affrontare un video che non porto da tantissimo tempo, che fa parte di una lunga serie che facevo ai tempi e che mi dicono piaceva molto, e nella live me la chiedono spesso: ehi, quando riporti i design discutibili? E io ho detto, beh, sai che domani me l'hai chiesto, lo riporto, ok? Design discutibili è una serie che va a vedere in un Reddit preciso varie scelte di design, di grafica, di, non lo so, architettura, qualunque cosa, scelte piuttosto discutibili, appunto. Per discutibili intendo proprio che lasciano un po' a desiderare. Quindi iniziamo dal primo design, che non è altro che un'insegna, credo, che dice: warning, attenzione, qui potresti, potresti venire esploso, i tuoi budelli potrebbero uscire, o forse una creatura potrebbe entrare, una creatura particellare, un'intelligenza collettiva di insetti o, non lo so, spiriti che possono entrare dentro di te e ucciderti. Quindi, detto questo, attenzione, non venire in questo luogo. Andiamo avanti alla prossima. Wow! Cosa succede quando muori? Cosa succede quando muori? Vieni a scoprirlo domani alle 10 del mattino, non domani, Sundays. Perché no? Vieni a scoprire cosa succede quando muori. Piuttosto interessante, penso, parliamo della morte, di cosa succede dopo. Sì, perché no? Mi sembra divertente. Wow! Oh, shit! Oh! Questa è una Susie pecora piuttosto mutata. Susie, la pecora di Peppa the Pig, che in questo caso ci guarda con molta attenzione, con ben 3 occhi. Non ha fatto una bella fine quella pecora, per fortuna, perché io di Peppa Pig non ne potevo assolutamente più. Mio figlio, per fortuna, è cresciuto. Prossimo! Wow. Bene, questo è un acronimo piuttosto particolare, perché letteralmente c'è scritto muori, dai. Sinei! Di Inclusion Engagement, dai. Dai, baby! Wow. Wow, che cosa fastidiosa! Che cosa particolare! Chi avrebbe mai potuto scegliere di creare un lavandino dove non vi puoi appoggiare assolutamente nulla? Questo è sinceramente fastidioso. Questo è molto fastidioso da vedere. È fastidioso proprio da vivere. Io non posso immaginare di vivere in una casa del genere. Ai ai ai. Replay, replay. Adesso ti appoggio. E invece... no. Prossimo! Attenzione, un gonfiabile a forma di assorbente, perché no? Perché no, signori, così che voi potrete ricordare, voi signorine, se andate al mare con il ciclo e non potete entrare in acqua, usate un assorbente gigante su cui galleggiare e ricordarvi che siete nel vostro periodo. PS, io sono sempre nel mio periodo. Yeah! Attenzione, qui abbiamo una fantastica mano di Hulk, o non lo so, con una cannuccia, è fatta per bere, ma allo stesso tempo cavarvi gli occhi. Questa è davvero una scelta intelligente, non soltanto interessante. E Loki fa, you had one job. Oh shit. Prossimo. Ok, that was epic. Next meme. Ah, chiaramente questa insegna voleva dire probabilmente shoemaker, ovvero il calzolaio. Invece con questa S così particolare, soltanto questo font, sembra che dica homemaker. Homemaker, ovvero una fabbrica di prostitute. Questo è un fantastico bicchiere con spermatozoi. Bambini, bambine, venite tutti qua a comprare mitica serie di accessori da cucina a tema sessuale, così che voi possiate imparare come si fanno voi. Avanti, il prossimo! FAP! Oddio, FAP! Family Advocacy Program, FAP! Sapete cosa vuol dire FAP in inglese? FAP è quando te lo meni. Te lo meni. Io so che voi ve lo menate come se vi dovesse dei soldi, e questa battuta me la sono giocata diverse volte, ma mi piace moltissimo. Ah, e chi su che dice che te la puoi giocare 3 volte in una giornata, una battuta divertente. E oggi me la sono giocata solo una volta, quindi FAP! Prossimo! Oh no, quale devo scegliere? Vado con la freccia, ti dice cos'è? Oh! Ha fregato il test. Oh, il test, che scemo. Cos'è questo? Oh, è questa cosa qua, il modello ULA. Ah, questa mi ha vagamente, forse appena appena un peletto, facilitato la vita. Ma non ho barato.
assolutamente no. E colui che ha elaborato il test è essere un deficiente. Ma questa è un'altra storia. Wow. Un'insegna fantastica in cui io già vedo il problema, vi do 2 secondi per vedere anche voi il problema. Basta che sappiate un minimo di inglese, se no siete dei babbuoni. E vi dico che l'inglese non solo è importante, ma quando sono stato in Giappone tutti i giapponesi hanno l'arroganza di non imparare l'inglese perché si sentono sto cazzo, diciamolo. E io adoro il Giappone, però mi sta sul cazzo solo questa cosa, ma proprio forte mi sta lì, perché nessun giapponese Cristo parla l'inglese. Mi sembra, dico, wow, pensate l'Italia, criticate tutto, però eppure tutti spiccichiamo 2 parole in inglese. In Giappone nessuno, bastardi. Comunque sia, torniamo a noi. No animals on the beach, animals must be on 6 feet leash. Quindi li porto o non li porto questi animali? Perché qui dice niente animali, ma animali mi raccomando al guinzaglio. Ma li porto o non li porto? Il guinzaglio te lo puoi portare. Il guinzaglio te lo puoi portare, questo senza dubbio. Prossimo! Wow. Bellissima questa foto delle ragazze che ammirano il tuo pisellino mentre che fa la pipì. Questa sicuramente non ti mette per nulla a disagio. Riuscirai sicuramente, grazie al telefono, riuscirai sicuramente a fare la pipì in tranquillità con 2 ragazze evidentemente asiatiche che ti guardano il pisellino. Magari ci ridono anche. Guarda quanto è piccolo! Prossimo! Wow. Questa finestra precisa, signori. Io non riesco a capire se sembra quasi un fotomontaggio perché è strano. Non so se questa è vera perché, cioè, questo è bucato su una finestra. Cos'è? Questa sembra una finestra che ha bucato una finestra. E se è vero, sì, potrebbe essere una pessima scelta. Ma secondo me questa immagine è falsa. Ve lo dice il vostro caro zio di quartiere che su Photoshop ci campa. Prossimo! Wow. Perché non attraversare la strada come le galline fanno quando attraversano la strada per andare addosso a un muro? Non c'è motivo di attraversare questa strada se non per abbracciare un muro, per fare un bel praise the sun addosso al muro, perché no? Wow. Questa non è una porta. Questa, signori, non è una porta. Sia chiaro, lo dico forte e chiaro, signori. Questa non è una porta. Però è una porta. Non è una porta, però. Prossimo! Wow. Questo posizionamento porta un po' a quello che può essere un fraintendimento della frase, che poteva essere pick your own, suppongo, invece c'è scritto fuck your own. Cioè tu puoi prendere la ciambella e farci cose zozze secondo loro. Grazie a questo palo, grazie palo, che ha reso possibile questa frase magnifica. Grazie zio palo. Quest'uomo è davvero felice. Quest'uomo, non c'è che dire. Io dico solo questo. Quest'uomo qui è davvero felice. Guarda i suoi occhi. Quale gioia. Attenzione, questa pista ciclabile vi porta dritto dritto addosso a un albero. Io penso che il posizionamento sbagliato non sia stato dall'albero, perché quello già sta lì da un bel po', ma al posizionamento della pista ciclabile, ma non devo essere io a dirvelo. Prossimo! Wow. Abbiamo qui delle porte che continuano ad aprirsi da sole. Ah, ecco. Il problema è questo segnale qua. Hanno messo il segnale davanti alla fotocellula. Scemi! You had one job. Invece mi sei andato a mettere l'insegna davanti alla fotocellula. You had one fucking job. Wow. Perché non contrattare uno SpongeBob? Bellissimo. Questo non farà venire assolutamente in alcun modo gli incubi ai vostri bambini. Ve lo assicuro io, che non a caso ce l'ho nel mio armadio. Per altri motivi, ma questi sono affari miei, ok? Wow. Questo è un po' fraintendibile. E non mi metterò a spiegare perché. Perché già questo video rischia ampiamente la demonetizzazione per diversi motivi e diversi design già precedenti. Ma per questo la garantiamo la demonetizzazione. Se io descrivo cosa può essere questa sostanza bianca addosso alla faccia di quest'uomo, potrei davvero garantire la demonetizzazione. Prossimo e ultimo, abbiamo delle fantastiche scale che grazie alla ringhiera, una buona parte è alquanto impraticabile se non inutile, a meno che tu non voglia salire le scale per abbracciare la ringhiera o metterti seduto sull'ultimo scalino come un vero fattone e parlare del significato della vita, o perché no, per parlare perché non andiamo al cosa succede quando muori? Questo è quanto. Per questo episodio, io come al solito vi ricordo, importantissimo, date un cazzotto alla campanella. Qui c'è la campanella, la vedi chi su che la fa apparire adesso? Campanella, pum 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 pum, accendi, pum, con un cazzotto, pum, questa, pum, campanella, pum 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 pum. Adesso se Kisuke ha aggiunto tante cose, è uscita una figata. Se non l'ha aggiunto, mi ha fatto passare da scemo, cosa che è più probabile. Grazie Kisuke, io vi lascio con tanto amore e tanta gioia la vostra estate gioiosa.
visto che molti di voi non fanno altro che mandarmi messaggi su Instagram dicendo ehi, io sono a Mirabilandia, ehi, io sono al mare in, non lo so, Toscana, e io intanto sto qui, chiuso nel mio studio, solo come un cane, a portare a termine le scadenze. Le scadenze come un vero uomo solo sa fare, ok? E se anche tu vuoi essere un uomo, mi raccomando, iscriviti, clicca uno dei seguenti video, ma soprattutto vieni a trovarmi su Twitch, dove lì puoi diventare un vero uomo, puoi portare i pantaloni invece di tua sorella a casa. Diglielo a tua sorella che sei tu quello che porti i pantaloni. Diglielo a tua sorella, io sono un vero uomo, no tua sorella, cioè no mia sorella. Mia sorella non è un uomo, io lo sono, ok? Ok, avete capito? Io sono un uomo.